Siamo oggi ad Expo a Milano come momento conclusivo del progetto didattico 7 miliardi nello stesso piatto. I ragazzi di Liguri hanno partecipato ad un percorso didattico con più incontri, con la metodologia dell'imparare facendo, proprio per acquisire competenze critiche nello studio dei prodotti. I ragazzi hanno avuto modo, in una forma diciamo, di dibattito, di confronto fra le ragioni del pro e le ragioni del contro su diversi prodotti alimentari, e attraverso appunto questa metodologia dell'imparare facendo si sono confrontati con l'andare a ricercare le fonti, quindi l'importanza anche di una ricerca critica, per poi argomentare attraverso una tipologia simile a quella di un dibattito e di un processo le parti diciamo, pro e contro il prodotto. Oggi ad Expo i ragazzi si sono confrontati con altre scuole del distretto nord-ovest, quindi Lombardia, Piemonte e Liguria, in una forma di forum allo scopo di discutere e come forma conclusiva del percorso didattico. Con questo progetto 7 miliardi nello stesso piatto, Coop Liguria, dai supermercati, dalle scuole liguri, ha portato i ragazzi sin qua a Milano. Un ulteriore confronto sia con i ragazzi di altre regioni, ma anche con questo straordinario panorama internazionale. Sì, infatti l'occasione ci sembrava appunto valida per poter testimoniare anche ai ragazzi qualcosa che forse è metterli a conoscenza di una realtà obiettivamente molto interessante, che presenta diverse peculiarità, ecco, anche solo il fatto che nel giro di uno spazio si possa viaggiare nel mondo con tutti i vari stand. Pensiamo che insomma sia un po' il coronamento di un percorso che i ragazzi hanno fatto. 7 miliardi nello stesso piatto è un progetto che sta all'interno dei programmi di Sapere Coop, è un programma nuovo quest'anno, pensato proprio esclusivamente per l'Expo, e quindi abbiamo pensato che i ragazzi che si sono tanto impegnati meritassero l'occasione di visitare l'Expo, ed è per questo che Coop Liguria questa mattina e anche già la scorsa settimana con un altro dibattimento ha lavorato a questo forum che ha messo a confronto le varie ragioni.